Salve ragazzi, oggi continuiamo Dan the Man. Ieri c'è stata solamente ieri è uscita la YouTube Pop su Caparezza. Ieri mi sono sentito molto male. Quindi sì, ieri mi sentivo un po' maluccio, lo sapete, quindi sì. Ieri, oltre a Boa Caparezza con quella YouTube Pop, mi sono anche riascoltato un suo intero album, ovvero Il Sogno Eretico, semplicemente perché una canzone mi si era incastrata in mente, e quindi mi sono riascoltato tutto l'album. Era Il Dito Medio di Galileo, la canzone che tengo la strumentale mi si era rimasta in mente. E ti bei! Vabbè. Sempre parlando di Caparezza, dopo ne parliamo. Intanto, vabbè, clicchiamo su storia principale e facciamo 1-2. Ah, posso potenziare il mio. No, io volevo. No, voglio Dan. Ok, potenziamo il calcio in alto base. Non me ne frega niente di Samsung. Vabbè. Let's go. Ok. L'esercito del re vuole te. Bella la rima, tra l'altro. Ragazzi, comunque, riguardo a Caparezza, ho scoperto che per qualche motivo molti americani stanno invadendo i commenti del videoclip di Io della vita, non ci ho capito un cazzo, ricordo, vabbè, la canzone con lo Yodel, quello che fa Yodel, sì, vabbè, tutti la conoscono quella canzone, credo che cioè, sia stata forse la prima canzone, la canzone con cui ho conosciuto personalmente Capa. Cioè, una canzone iconica, il videoclip tutto è iconico. E quindi sì, sul videoclip stanno apparendo tanti americani che stanno commentando, cioè, e gli americani ragazzi, cioè, stanno lasciando dei commenti what the fuck sotto quel videoclip. Allora, dovete sapere che ve ne dico un paio di commenti americani. Allora, un americano stava commentando, vabbò, la iconica lyric che poi è diventata anche per un meme, tipo nel 2022, se non mi ricordo male, su TikTok era diventato un meme, questa lyric, amo le donne che sanno di merluzzo, forse voi ve la ricordate da quella canzone. E io vi ricordo, e c'è sto commento di sto qua che dice, mi è piaciuta la parte dove quando ha detto I like women who taste like cod, che in italiano è quella lyric, cioè in inglese è quella, è tradotto in inglese è la lyric, quella là, amo le donne che sanno di merluzzo. Mi sembra che cod in realtà vuol dire veramente merluzzo, non mi ricordo, vabbè, cod il video no, non Call of Duty, mi sa che proprio significa quello, quindi sì. Però c'è un altro commento molto bello. Dove c'è qualcuno. Dove c'è qualcuno che dice. Ora ve lo traduco. Intanto c'è la pubblicità. No, 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 Revolut. Coincidenze, Revolut è apparso nella mia scorsa YouTube Pup. Siamo progressi salvati. Mi sa che non ho soldi. Vabbè, andiamo a vedere se ho soldi. Stavo dicendo. Mi sono scordato cosa stavo dicendo. Allora, stavo dicendo che uff, lanciali in acqua. È già morto. Ok. Stavo dicendo. Stavo dicendo, c'è un altro commento di uno che dice Serge Tarkanian italiano che rappa in un ospedale psichiatrico. Grazie raccomandata. Scusate, stavo dicendo che avevo poca linea. Ma boh, in realtà. Sì, posso registrare con poca linea. Non lo so. Poi vediamo. Tanto mi sa che c'ho tipo l'hotspot. Quindi vabbè. In realtà c'ho linea. Non lo so. Dopo spacchiamo il sedere a queste guardie. Quindi sì, ragazzi. E sto thread era iniziato perché stavo ottenendo nei raccomandati questo video in inglese di nome che diavolo è Io della vita, non ci ho capito un cazzo, Obscure, tipo Obscure Italian Video, o era Disturbing, vabbè, mi sa che ha cambiato.
Era sul Discord di shitpost gratuiti. Mi sono appena unito a quel Discord. Cioè, ma veramente. Bah! Che poi Obscure. Me lo ricordo che tipo aveva anche Disturbing, se non mi ricordo male. Che c'è Disturbing. Il videoclip è in realtà molto bello, cioè a me mi piace, diciamo, la cosa a cartone 3D. Mi piace molto la cosa a cartone 3D. Wata! Uè. Due piccioni con una fava. O no? Puoi morire? No, lui è Chuck. No, no, vabbè, non è più Chuck Norris, ok? In realtà c'ho la. In realtà c'ho le armi, quindi vabbè. Ok. O no? Fare molta attenzione, lui c'ha lo scudo. C'ha lo scudo, però io ho l'arma. Ovvio! Guarda, aspira. Cos'è sto obiettivo aspirante duro? C'è sempre pubblicità, basta! Quanto vale la tua auto? Auto? In modo Inserisci facile, veloce veloce online. online. Inserisci i dettagli. Della tua auto su noicompriamoauto.it. Vabbò, faccio tutto in scioltezza, ragazzi. Soldi? Uè. Omo i coltellini. Un coltellino giù a terra. Ora guarda, pum. Oh no, 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 non ho fatto. Ok, let's go. Ok. Ok, comunque sì, in realtà Cavarezza, non lo so, forse qualche, in realtà io ho ottenuto in realtà tipo nei correlati nella home di YouTube tipo un sacco di tipo reaction a tipo americani che reagivano a sue canzoni, tipo che ne so, Argentivive, Kevin Spacey, cioè, quindi, Vuoi sapere quanto vale la tua auto? In raga, modo facile, cazzi, è veloce, comunque un artista online. Inserisci i dettagli. conosciuto, oltremare. Oggetto segreto. Niente. Sto. Ma che cacchio? Chi mi sta a sparare? Guaio. Guaio. Qui sta a sparare. Oh, ma vattene via. Non so saltare. Soprattutto non so piangere in pubblico per bucare lo schermo. Basta. Basta, basta, basta. Get out of my head. Mi sa che qua puoi ottenere qualcosa, un po' di pollo, ok? Oh, però ho ottenuto 30 punti HP in realtà con quella coscettina di pollo. Ora ho recuperato altri. Clutch Pog, Clutch Pog, Clutch Pog. Ecco, però sto livello sta durando tantissimo, cioè. Uff, ma che cazzo voglio. Oh fuck, mi serve.
2. Ho certo che 10 minuti per fare un livello, però sto gioco doveva essere facile. Oh, finalmente sono morti tutti a Fammok. Due piccioni con una fava, godo sempre quando succedono. Ok. Oh, quanto godo quando ottengo tutte ste cose proprio nei momenti dove quasi sto per morire. Ok, The King Rules. No, fermate sto re. Sium, abbiamo completato 8 minuti. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? In modo facile e veloce online. Okay. Ok, va bene, sta fermo. Ora che abbiamo B1. Ok. Questo è il lancio avanzato, ok. Cos'è? 1-3, ok. Ah, devo... Ok, devo sbloccare... Ok, deve essere sbloccato. Ho vinto un forziere. 4 power-up. Yes. Tempo extra, furia. Dai, tutti gli attacchi in mischia. Ok, mi sa che questa è una sorta di sfida, diciamo. Arena 1 su 3 completata. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? In modo facile e veloce online. Inserisci. Ah, questo è tipo un'arena, ok. Io sono comunque. Ok, devo completare quindi 3 arene se voglio proseguire avanti, ok. Tutti gli orologi ti danno più un secondo, ok. Oddio, combatti. Certo che... Completava finalmente tutte le arene. Uff. Tutti in acqua, dovete andare. Quindi finisce tutto. Bene. Con la banca del futuro hai una panoramica. Ok, però sto stage mi sa che dovremmo, sì, posso solamente fare per adesso tutte le arene, infatti. C'è però la modalità avventura in realtà, quindi vabbè, noi in realtà ci vediamo domani. Domani in realtà c'è una reaction, quindi vabbè, ciao.